Col Portogruaro non le va troppo bene, 2-0 in Coppa, un 2-0 oggi. Primo tempo, insomma, avete retto, e il secondo, dopo il primo gol, forse vi siete un po' persi. Che lettura darei a questa partita? Ma dalla lettura è che penso che sia vero che al primo tempo noi abbiamo tenuto il campo in maniera molto ordinata, siamo stati sempre precisi nelle nostre chiusure, siamo riusciti a tenere un discreto palleggio, direi forse in alcuni momenti anche migliore del Portogruaro. Noi è un periodo che oggi ci mancava il nostro attaccante principe che è Gibali, Mizano è sceso in campo probabilmente con una gamba sola, quindi questo ha fatto sì che una volta andati sotto, il problema di Mizano per noi dopo è diventato difficile reggere l'urto del Portogruaro dove ha diverse vulnerabilità soprattutto sui quattro attaccanti e dopo lì chiaramente ci sta il risultato del secondo tempo non fa una piega. E nel primo tempo c'è stata una grossa occasione per il Portogruaro, mancato di poco, palla andata alta. Lei ha detto avete tenuto bene la palla, il Portogruaro ha sbagliato qualcosa di troppo nei passaggi primo tempo, c'è stata per voi un'espulsione alla fine, ma ormai forse la partita era già segnata. Adesso con questa sconfitta in ottica anche del proseguo del campionato, mancano due partite insomma alla fine di questo girone, che bilancio fa? Allora, il bilancio, 13 partite, 11 punti, obiettivamente non sono tanti. È vero che il nostro obiettivo è quello di cercare di tenere questa categoria. Queste 13 partite ci fanno capire però che in questa categoria ci possiamo stare. Ci sono probabilmente metà squadra o 7-8 squadre dove il valore è anche superiore al nostro organico. Ce ne sono altrettante però che i valori sono simili ai nostri. E è su queste che noi faremo la corsa e fino alla fine cercheremo di tenere questa categoria che intanto ce la siamo sudata. Ha un qualcosa da dire sul Portogruaro come squadra, come avversario, visto che l'ha incontrato due volte ed oggi aveva un allenatore nuovo? Ma mi dispiace del cambio allenatore perché Sandro Gallinelli, caro amico, devo dire che in questa si notava una certa apprensione per quanto riguarda i ragazzi, soprattutto quando facevano il fraseggio iniziale da dietro. Probabilmente una volta che hanno trovato il vantaggio sono riusciti a esprimersi e a far vedere tutte le qualità che hanno, perché secondo me questo Portogruaro qualità ne ha e quindi è una squadra che può sicuramente ambire alle prime posizioni. Grazie, mister. Grazie a lei.